Cavalieri, sacerdotesse, eccoci ancora una volta in nostra compagnia per continuare a parlare di Saint Seiya, The Lost Canvas, di questa terra perduta che rimane sempre perduta e non la si riesce a trovare nemmeno nello sgabuzzino di casa. Nuovi personaggi, nuovi drammi, nuove azioni, ma come sempre, per prima cosa, un saluto dal vostro Shiryu che vi dice ciao e dal vostro Scorpione. E vi dice ciao con questa freccia dietro che sembra che mi passi il cranio da parte a parte, Dovresti con un... inclinare la testa in modo da far coincidere le orecchie, come se passasse da un orecchio e Sì, uscisse però quello l'altro. che dovrei specchiare l'immagine perché dovrei far così. Bello No, che... dall'altro lato, vabbè. Sì, vabbè. Come se l'avessero oltrepassato, amici. Poi ci facciamo un po' Un montaggio, pochettino c'è, un pochettino c'è, dai. È che non riesco a guardare qua. ecco. Comunque, come diceva Shiryu, bentornati al Saintry Watch. Siamo alla decima puntata dello Canvas, quindi anche qui con piccoli passi stiamo proseguendo. Ovviamente decima puntata della prima stagione, intitolata L'Avvento con la A maiuscola. E invece che secondo me è Alone Neo Babbo Natale, visto che appunto più che avvento, secondo me siamo vicini a Natale. Alla puntata che ti dico, pensieri generali, mi è piaciuta. Una puntata che nel complesso mi è piaciuta, positiva, soprattutto per quanto riguarda la prima parte, e con una seconda parte che suggerisce, almeno per quanto riguarda questa puntata, anche un cambio di strategia militare che ha senso, visto il momento in cui... c'è visto un momento che sta vivendo il Grande Tempio. Però, ripartendo da capo, la puntata è divisa praticamente in due parti più o meno equivalente, con la prima parte che va a completare quello che è stato questo primo scontro tra Cavaliere del Toro e Kagao. Che ogni volta che dico Kagao, come cavolo si chiama? Quello quando fai la dettatura vocale mi scrive cacao. Quindi Beh, vedi che io la certo. mia cosa del cacao meraviglia o in qualche maniera non ero solo io, anche l'intelligenza artificiale l'ha percepita in quella maniera. Cos'è positiva di questo scontro? È il fatto che viene umanizzato ancora di più cacao. In un certo senso sembra quasi voler riprendere gli scontri di Asgard, in cui il nemico veniva in qualche maniera contestualizzato. Quindi, se alcune volte gli Spectre, anche per la loro, diciamo, quelli minori, non parlo dei giudici o di quelli, diciamo, di classe superiore, vengono spesso rappresentati come se fossero degli scherzi della natura, spesso anche con delle forme antropomorfe che neanche sembrano essere persone umane, e quindi magari uno neanche pensa che possono aver avuto un passato normale prima del risveglio della stella maligna. In questo caso invece viene posta molta attenzione sul modo in cui Kagao combatte e sul fatto che il suo operato, la sua foga, è in qualche maniera una risposta a dei drammi della propria vita. Quindi è un toro quasi che si comporta da psicologo come un Fenix nei confronti, non so, di Mime o di confronti di Alcor. Quindi di solito quando ci sono queste dinamiche del genere tendo a preferire piuttosto che semplicemente uno scambio di cazzotti e diciamo, sberle. È inoltre interessante anche il lavoro che viene fatto sul cavaliere del toro, perché rimane coerente con quelli della sua categoria, cioè di qualcuno che non danno, diciamo, il massimo sforzo, almeno all'apparenza, perché comunque vada, non preferiscono uccidere l'avversario, soprattutto quando notano che c'è qualcosa di buono, ma dall'altra parte neanche, cioè, si fa prendere troppo dai colpi dell'altro. Resiste, mostra una resistenza sicuramente superiore rispetto magari al toro classico o ad altri, e sfodera anche una tecnica nuova che permette quindi di
toglierlo da uno di quei cavalieri d'oro che sono monotecnica. In realtà c'è un po' una contraddizione, perché quando poi in realtà parlerà con Doku sembra invece voler dire che ha dato fondo a tutte le sue energie, a differenza invece di Kagao, che sembra dire: perché non riesci ad uccidermi? Perché c'è, cioè, quasi come se lui si stesse frenando per non togliergli la vita. Quindi arrivasse lì lì per sconfiggerlo, cioè arrivasse lì lì a livello di potenza da garantirgli la vittoria, ma non a privare la vita l'avversario. Quindi, diciamo, è una fase 1 di questo scontro comunque interessante. Vediamo poi anche l'aftermath di Kagao dopo, che comunque vada anche lui, non è che ne esce proprio illeso, anzi, sia per quanto riguarda la surplice che per quanto riguarda appunto anche le ferite corporali. E quindi prima parte assolutamente interessante, carino anche ovviamente il fatto che ci sia Doko, capiamo anche perché Kagao è andato al grande tempio, ma ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, ed anche questi allievi di Toro. La seconda parte invece ci introduce un nuovo cavaliere, un cavaliere d'oro, appunto, come vedete da qui dietro, Sisifo o Sisyphus del Sagittario, ed anche in questo caso si riconferma il legame particolare che stringe il cavaliere del Sagittario con la dea Atena. Quindi anche in questo caso è stato lui in qualche maniera coinvolto nell'avere a che fare con un'Atena piccola. Non abbiamo Micene con una neonata di cui se ne prende cura per qualche ora al massimo. Qui in questo caso abbiamo Sisifo che la va a recuperare dall'Italia, si vede anche il flashback, e si capisce che comunque in questi anni c'è sempre stato questo legame. Legame che porta Sisifo, anche durante l'attacco di Alon, a mostrare di avere più resistenza rispetto ad altri cavalieri d'oro che vediamo nell'inquadratura, perché motivato dal dover salvare Atena, con cui appunto ha un legame particolare, ma poi anche la stessa Atena riuscirà in qualche maniera a liberarsi, o comunque vada a resistere al colpo di Alone, proprio perché verrà ferito proprio perché Sisifo verrà ferito da Ade. Quindi mi piace comunque vada sia rimasta questo tipo di sinergia. Mi piace anche pensare, appunto, per una bambina che da piccola viene tolta dal suo nido, dal suo, diciamo, nucleo familiare amorevole, portata in un contesto completamente diverso, che abbia avuto almeno una persona che gli sia stata accanto quasi da fratello minore, scusa, da fratello maggiore. Perché dicevo all'inizio che mi piace per quanto riguarda anche la parte di tattica militare? Abbiamo visto che c'è questa barriera che previene la rinascita degli Spectre. Abbiamo visto che abbiamo una Atena indebolita, perché comunque vada a mantenere questa barriera, porta a un consumo di energie. Un momento di debolezza, un esercito con un po' di cervello che fa, attacca e manda ovviamente il pezzo più grosso a combattere, ed è quello che in realtà avviene. Se la barriera, diciamo, non poteva essere distrutta da uno Spectre, può essere distrutta da Ade, e può in qualche maniera cercare di, diciamo, sconfiggere la sua avversaria in un momento di debolezza. Quindi, da un punto di vista tattico, ha tutto senso. E poi questo permette anche di far apparire Tenma, perché spesso e volentieri io per primo mi dimentico che dovrebbe essere lui il protagonista della serie, e quindi in un gioco molto interessante rivediamo il trio di bambini visti nel flashback con Sisifo, ora qua più grandi, che si trovano da amici a nemici e si vanno a scontrare. Quindi anche una buona chiusura dell'episodio, che promette un qualche cosa di interessante a venire. Quindi nel complesso, puntata che mi è piaciuta. Ciriuccio. Dunque, no, io sono un po' meno positivo perché ho trovato che la puntata avesse un problema di pacing, nel senso che sono due metà che non gelano bene insieme.
Se fosse finito, dove avrebbe dovuto, per quanto mi riguarda, allungare la prima metà in modo che prendesse un episodio intero e poi dedicare alla seconda parte, a quella dell'attacco di Ade, il prossimo episodio. Perché così come hai la parte di Kagao e Aldebaran che non raggiunge, per quanto mi riguarda, un vero picco emotivo, nel senso che comincia. C'è nel giro di pochi minuti questo colpo segreto che conclude la battaglia ed arriva troppo presto per i miei gusti. Avrei preferito una costruzione più graduale, anche perché Aldebaran inizia praticamente più o meno il combattimento con Kagao verso una metà dello scorso episodio, perché prima c'era la parte con gli spettri che tornano in vita, vengono sconfitti, l'incontro con Dooku, eccetera. Mentre dividere un po' meglio queste ultime puntate avrebbe permesso di avere tutto il combattimento tra Debra e Kagao in un unico episodio, o anche allungare un po', aggiungere qualche scena a filler per espandere lo scontro in due. Ma così com'è, il fatto che mi si interrompa, che si concluda a metà puntata, non mi è piaciuto molto. Devo dire, non mi è piaciuto tantissimo nemmeno Debaran con Kagao quando lascia andare perché sei in guerra, però ci sta perché alla fine pure nella serie classica abbiamo spesso situazioni in cui l'avversario viene lasciato in vita nonostante la guerra perché si percepisce qualcosa di buono in lui, quindi diciamo che già questo mi puzza di meno. Per quanto riguarda la seconda parte è tutto abbastanza sensato, tutto abbastanza logico, anche se poi mi viene da dire perché Ade non trasporta con sé i 108 spettri e conquista il santuario al primo colpo. È sensato che la barriera di Atena non possa reggere direttamente contro la divinità nemica. Però se basta così poco, allora non c'era davvero motivo di impostare una guerra così contorta. Ripeto, sposti l'intero esercito, piovono spettri dappertutto, Ade paralizza i cavalieri, ta vittoria. Quindi è un pochettino tutto sommato semplicistico. Mi piace però Sisifo, mi piace l'introduzione di Sisifo, mi è piaciuto che Aldebaran sia sopravvissuto allo scontro con Kagao, che comunque Io non era una lo davo garanzia, morto, sì, lo non davo morto. era una garanzia. Per carità, ci siamo quasi già giocati Sisifo perché si è preso una freccia nel petto in 5 minuti dell'apparizione. Però ecco, sembra in quei pochi minuti in cui compare dà comunque la sensazione di un personaggio positivo, interessante. Quindi da questo punto di vista mi è piaciuto, come mi è piaciuto il fatto che lui riesca a rialzarsi e a lanciare con la freccia d'oro. Poi la freccia torna indietro e sappiamo che più o meno è il destino delle frecce del Sagittario contro le divinità, però il fatto che lui riesca a lanciarla è comunque un bel momento. Quindi è un episodio che per quanto mi riguarda alterna situazioni e scene piacevoli ad altre che non è che non siano piacevoli, ma che avrebbero dovuto essere strutturate diversamente. E poi è il primo episodio in cui ho notato un calo della qualità delle animazioni. Perché se pensiamo ai primi, quando c'era persino la vestizione di Dooku, dell'armatura della bilancia, ed era animato tutto, in questo episodio cominciano ad esserci spesso immagini statiche a scorrimento, tipo quando Ade distrugge quei templi e si vedono le persone in fiamme, non c'è movimento, sono immagini statiche che scorrono. E visto che siamo al decimo episodio di 13, credo che avessero iniziato a finire un po' il budget e quindi stiano iniziando un po' a risparmiare. Anche il combattimento tra Aldebaran e Kagao non è animato con la qualità dei primi episodi del Canvas, è un livello serie classica, se vogliamo, che per carità è comunque un bel livello, non stiamo parlando di Saint Seiya o di alcuni episodi di Omega o di Solo Gold, però è meno rispetto ai primi episodi del Canvas, c'è stato un calo tecnico. Mi è piaciuto il doppiaggio, sono tutti quanti abbastanza in palla, devo dire che in generale il canvas è doppiato sempre bene. Bene. I dialoghi sono semplici, mi mancano un po' i dialoghi ricchi di Senseiya, dei Cavalieri, però queste sono scelte a monte, ma
voci sono sempre ben azzeccate, insomma, da questo punto di vista tutto ottimo. Quindi no, niente, un episodio che ho tutto sommato sono positivo, il mio voto è positivo, ma non è che mi abbia, it didn't blow me away, non mi ha spazzato via, mettiamola così. Direi che gli do un 6, dai, una sufficienza. Ah, addirittura. Ma Sì, no, invece no, io perché... sto ad un 7,5. Ah, ok, Proprio caspita. perché i motivi per cui a te non è piaciuto, a me è Mi è piaciuto. Proprio piaciuto. per il fatto che invece non c'è un episodio, perché se fosse stato solo toro-centrico, l'avrei trovato noioso e ripetitivo, perché comunque vada, non è uno scontro, cioè non siamo nelle battute finali di una guerra per cui sai che questo scontro con Kaga è l'ultimo, muore e poi mancano delle battute finali. Qui siamo ancora ai preamboli. Questo secondo me diventerà un problema andando avanti, quando tu dici, cavolo, considerando come poi la storia prenderà, allora dovrà essere strutturata in maniera diversa all'inizio, ma ora come ora, pensando questo episodio per quello che verrà, ci sta, perché questo è come fosse un round 1, quindi non poteva durare 2 puntate, a meno che non fosse appunto lo scontro finale tra questi due, dove magari morivano tutte e due, come spesso appunto era capitato anche nella serie classica, nelle ultime case, nelle ultime colonne o da quelle parti lì, dove comunque vada uno dei due muore e l'altro è come se fosse morto. Quindi ci sta che non prende un'altra puntata. Quello che dici per quanto riguarda l'attacco di Ada è quello che ho pensato anche io, cioè nel senso che tu vai là, vedi che la barriera blocca tutti tranne Ada, quindi ovviamente lui deve scendere in campo. Non dico teleportare dietro tutti i 108, perché ora ne hai anche di meno, però comunque vada a meno 50, poi comunque vada a portarli, e visto che diciamo la regina dall'altra parte in un gioco di scacchi è indebolita, mentre invece tu sei fresco, poi considerando che non stiamo parlando neanche dei gemelli né tantomeno di Pandora, quindi in teoria sulla carta l'esercito di Hades dovrebbe vincere sempre, però non vince mai, quindi diciamo che ci sta. Però no, a me, no, mi è piaciuto, visto anche il fatto di sì, si può anche riportare anche Tenmar, anche ricordare comunque vada, cioè l'attenzione riposta su questa Atena, sulla vita che ha avuto. Cioè un'infanzia diciamo felice, tolta, poi sembra essere stata anche convinta anche in maniera piuttosto rapida, cioè te arriva uno qua. Ricordiamoci che nell'episodio cose 2 Sasha non riconosce Tenma, e adesso in questo flashback Sasha non è che sia passato tutto quel tempo da quando è stata portata via, sembra uguale, quindi Sì. non vedeva l'ora di andarsene, altro che storia. Comunque, no, ripeto qui perché ovviamente sappiamo come andrà avanti, problemi secondo me proprio della struttura verranno un pochettino dopo, e come dicevi giustamente te, le frecce del Sagittario, a meno che non c'è Shaina di mezzo che fa da scudo, tornano tutte quante indietro. E ci sta, perché devi anche mostrare che qui Ade sembra aver preso pieno possesso di Alone, e quindi riesce tranquillamente a rimandare indietro quella che di solito è considerata un'arma tra le più forti dell'esercito di Atena. Quindi, vabbè, ci sta. Vedremo poi come continueremo poi con l'episodio 11, tra parentesi, anche piccola cameo di Manigoldo, che quindi già ti dà un'idea di dove si andrà a parare prossimamente. Comunque, questo è tutto per quanto riguarda Shirio ed il sottoscritto. Ovviamente scrivete nei commenti cosa pensate dell'episodio, ma anche per quanto riguardava la parte d'animazione, il doppiaggio, come diceva Shirio. Il tono troppo, troppo aulico, francamente, non mi manca, forse perché ho ancora a mente quello un po' troppo esagerato di Ade, però a livello proprio di interpretazione si vede comunque vada che è stato fatto anche con la giusta tempistica e non in 24 minuti. Comunque, noi aspettiamo di leggere i vostri commenti e vi ringraziamo come al solito e vi rimandiamo al prossimo episodio del canale. Stay tuned. Ciao ciao. Ciao!